Il Pineto ritrova la vittoria dopo il KO nel recupero di Olbia, 2-0 alla Fermana, sempre più fanalino di coda del girone B, con i gol di Volpicelli e Chakir nella ripresa. La squadra di Amaulo, premiato prima del fischio d'inizio dal presidente Brocco per le sue 200 panchine con il Pineto, continua a volare in piena zona playoff con 17 punti, solamente 3 in meno dei cugini del Pescara. Quarta vittoria stagionale per la neopromossa, che si conferma una delle più belle realtà del campionato in questa prima parte di stagione. Non è stato facile avere la meglio di una Fermana che, nonostante la posizione di classifica, ha giocato a viso aperto e con carattere, subendo il gol del Pineto proprio nel suo momento migliore. I marchigiani avrebbero potuto anche sbloccare il match prima dell'intervallo con Curatolo, in spaccata su un cross dalla destra. Il solito Tonti, con i piedi, si esalta e salva i suoi. Nella ripresa partono meglio gli ospiti, ma alla prima occasione i padroni di casa passano. Volpicelli dal limite dell'area con il sinistro sorprende Furlanetto e sblocca un match che stava diventando complicato per gli uomini di Amaulo. E il quinto gol in campionato per il bomber pinetese. Per la Fermana un colpo pesantissimo. Il Pineto passa al 5-3-2 con Chakir e Giambè pronti a colpire in contropiede. Nel finale arriva la gioia del 2-0 proprio per l'italo marocchino che, con un'azione personale insistita, arriva a segnare con un colpo di testa in tuffo imparabile per il portiere. Il Pineto saluta l'Adriatico con la quarta vittoria stagionale. Dalla prossima si tornerà, si spera, al Mariani Pavone. Giovedì intanto ci sarà il derby di Coppa Italia, ancora a Pescara, contro gli uomini di Zeman.